Quello che avevamo in qualche modo immaginato in questi giorni si è verificato anche con una certa frequenza. Noi ormai da anni, dal 2007, che abbiamo posto l'attenzione su questa problematica, nel senso che abbiamo l'adduttrice principale del nostro sistema idrico, così chiamata del Faraone, perché veicola le acque dalla sorgente del Faraone lungo la costa, serve ben 15 comuni, a partire da San Giovanni a Piro fino a Montecorce. È purtroppo una condotta d'acciaio ormai, proprio il classico colabrodo, che non riusciamo più a riparare. Abbiamo predisposto da tempo un progetto esecutivo cantierabile, abbiamo candidato alla Regione in varie occasioni, non solo come Consec, ma addirittura anche in un programma proposto dal lato e addirittura indicato dal lato stesso come priorità, ma non siamo riusciti ad oggi a ottenere i finanziamenti necessari. Ormai quest'estate la condotta non ci dà più le garanzie di poter assicurare la continuità del servizio idrico come sempre abbiamo fatto. Negli ultimi giorni abbiamo avuto due grosse rotture, siamo riusciti a ripararla, l'ultima abbiamo completato il lavoro questa notte e speriamo che nei prossimi giorni non ci siano rotture ancora più importanti che potrebbero essere. In questo caso saremmo costretti non a sospendere il servizio ma a non poterlo addirittura assicurare. Abbiamo investito un poco tutte le autorità, dalla prefettura, all'assessorato alla protezione civile, all'ambiente, lato, però fino ad oggi non abbiamo avuto risposte. Chiaramente le nostre squadre lavorano incessantemente, anzi con sempre maggiore impegno, nella speranza, ripeto, che almeno quest'estate riusciamo in qualche modo ancora a sopperire a questa grave carenza di questa infrastruttura. E poi in autunno sarà necessario, indispensabile, poter procedere almeno alla sostituzione di una parte di questa condotta che dalla sorgente arriva al partitore di Rocca Gloriosa, altrimenti ci troveremmo nel settore idrico così importante anche per il nostro turismo sulla costa, quello che oggi sta purtroppo da due anni accadendo per la viabilità, cioè di una strada che ormai da Agropoli, nel tratto che da Agropoli alla galleria di Pignano è chiusa al traffico, con tanto disagio per i turisti.